Procedono temporaneamente a rilento i lavori di demolizione al ponte di San Marzano sul Sarno a causa della difficoltà di conferimento dei rifiuti rimossi dagli uomini del consorzio di bonifica del Sarno in supporto a Sma Campania. Il piano prevede, dopo la rimozione dei rifiuti, l'abbattimento del ponte ed il posizionamento di un sistema di griglie innovativo che filtrerà i rifiuti che trasporta il fiume, che saranno smaltiti col supporto dei comuni e del consorzio di bonifica, che curerà anche la sorveglianza e la manutenzione dei riargini di canali affluenti del Sarno con il supporto della Regione. Noi interveniamo in sinergia con la Regione Campania e col Comune, in questo caso di San Marzano, perché là la situazione è nota, ci sono varie denunce, varie riunioni in prefettura che hanno più volte manifestato qual è il problema sul ponte San Marzano con la Regione. Quello è un ponte, diciamo così, che va abbattuto, abusivo, riconosciuto da tutti, e quindi prossimo all'abbattimento nelle more del grande progetto Sarno, perché sono previste due barriere, quindi quando saranno realizzate queste due barriere il ponte probabilmente sarà abbattuto e ricostruito in modo, diciamo così, diverso da quello attuale, e poi vanno rimossi i rifiuti che stiamo rimuovendo insieme alla Sma Campania, insieme al Comune. Ripeto, c'è questa lentezza che molte discariche sono chiuse, non riescono a sopperire, e quindi c'è questo rallentamento dei rifiuti. Ma ripeto, noi coadiuviamo soltanto l'intervento, non siamo addetti né al trasporto né tantomeno a valutare i rifiuti o alla competenza sul Sarno. Non ci siamo mai fermati, i lavori in corso sono su tutto il comprensorio. Purtroppo le esigenze, le emergenze sono tantissime anche nel periodo estivo, ma i mezzi nostri sono limitati, quindi spesso riusciamo ad intervenire, a non soddisfare in pieno tutte le richieste nell'immediatezza, ma poi alla fine i lavori vengono tutti portati a termine, insomma, in collaborazione con i comuni, con le associazioni. Diciamo, tutte le aree del comprensorio, sia dalla parte bassa sia dalla parte alta del comprensorio, ricordiamo che sono 36 comuni, quindi insomma 3 province, quindi l'impegno è tanto ed è costante, quindi di mezzi, di tecnici e anche di progettazione.